grande divertimento per la gara spettacolo organizzata da Ducati sull'anello di terra battuta dell'area Moto Live a cavallo della nuova Scrambler 800 Flat Pro. Cinque coppie formate da personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e dei media si sono sfilate a colpi di traversi e derapate, dando vita ad una gara tiratissima durante la quale si sono date il cambio al manubrio delle Scrambler per ben 4 volte. Il pubblico ha corso in massa, ha quindi avuto modo di apprezzare la versatilità della piccola di casa Ducati messa alla frusta dai partecipanti. Grandissima partenza, davvero entusiasmante, con i piloti al via che si sono sfidati appunto a coppie. Piloti che hanno dato veramente tutto quello che avevano sulle moto per divertirsi e far divertire il pubblico. Guardate la derapata pazzesca, gare combattutissime sotto lo sguardo divertito degli spettatori, e i piloti che sono poi arrivati a tagliare il traguardo, a passare sotto la bandiera a scacchi e a concludere la gara avendo veramente dato spettacolo. Ed ecco anche le sgommate alla fine, i burnout che hanno strappato applausi da parte di tutto il pubblico. Champagne per tutti quanti. Dopo una serie di colpi di scena incredibili e divertenti, l'ha spuntata la coppia formata da Martina Beltrandi, specialista della supermoto, e dallo youtuber Andrea Pirillo, che ha avuto la meglio sulla coppia Federico Aliberti e Alberto Ceccotti, mentre terzi sono giunti il DJ Ringo in coppia con Cristian Lancellotti. Il responsabile del settore Scrambler in Ducati oggi, il suo compleanno, direi che la festa è riuscita, ecco!